Bentornati ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, wow, un attimino di calma, non so neanche oggi, domani, ieri, quando mai riuscirò a mettere su questo video, spero il più velocemente possibile, ma sono pieno così di lavoro per registrare, preparare, organizzare, montare, fare... video sulla cura, ovviamente, perché tutti parlano della cura ed effettivamente perché è una grandissima carta, ma non sono qui oggi per parlare della cura, sono qui perché nessuno se l'è calcolata in realtà, ma è ovvio che nessuno se l'è calcolata, perché non riesco a entrare? È ovvio che nessuno se l'è calcolata, però Supercell oggi ha fatto anche un nuovo evento che è la mini sfida principe. Quindi ho detto, caspita, scusate se intanto non vi guardo, però sono qua che sto cercando di fare le cose fatte bene, ma ovviamente non ci riesco. Quindi ho detto, proviamo a metterci un pochettino più in qua con il tablettino. Vediamo, si deve collegare di là. Collegati, collegati. Posizione indirizzo IP, attenzione. Attenzione. Metto la suspense anche per la connessione. Ce l'abbiamo fatta, siamo dentro. Ma in realtà la sfida principe, secondo me, vale un attimino la pena di andare a spucciacchiarla, a provarla e a vedere. Cioè, per 10 gemme tentiamo di portarci a casa qualche principe. Se non altro è un investimento da 1500, perché c'è sempre qualcuno la domenica che ti chiede il principe. Quindi direi, innanzitutto possiamo chiedere le la grande velocità, ragazzi, del super, ho già capito come va a finire oggi la connessione, la sfida principe va a finire, ci sono i problemi di connessione, o perché sta diluviando in maniera incredibile oggi qua, o perché, no, non sto caricando, vedo che c'è gente che chiede addirittura la fornace, molto bene, intanto noi andiamo a chiedere il solito nostro cavalca cinghiali, che non ci fa paura, 642 su 800, comunque dicevo che per 10 di iscrizione, come potete vedere, la mini sfida principe è leggermente diversa, cioè ogni vittoria ti dà un principe, molto semplicemente, e il deck che ovviamente uso ultimamente in queste sfide lo conoscete anche voi benissimo, è formato da tre rare, Ogrider, Palla di Fuoco e Torre Inferno, la nostra super princess che ci dà sempre grandi soddisfazioni, due epiche, il Barilozzo e l'Orda di Scheletri, e una comune che è la Gang di Goblin, un'altra leggendaria, che è il tronco, ma andiamo subito dentro, vediamo un po' se riusciamo a vincere questa sfida principe, non sarebbe male, sfida carte in tavola, andiamo a prendere subito il nostro super miner, il boia malefico, lui c'ha i minion là, allora io prendo la Zapitrivi, e beh, caspita, sfida principe, non prendo il principe, no, prendo il fulmine, prendo il fulmine, perché secondo me, non lo so, siamo contro Mr. Hacker YouTube, ciao bello mio, ciao, vediamo con cosa aprire. Direi che abbiamo carte molto interessanti per un'apertura. Buona fortuna anche a te. Abbiamo con quattro scheletrini. Li facciamo susseguire da una super princess. E ci ha dato la capanna goblinazza. Hai capito l'infame che cosa ha fatto? Noi mettiamo giù la capanna goblin senza problemi. Cominciamo ad andare a tartassargli quel mastino napoletano. Vediamo se riusciamo a non subire troppi danni. Eccoli il prince. Il fulmine, ragazzi, che riesce in qualche modo a danneggiare, ma non a hittare purtroppo il principe. Noi abbiamo anche il tornado, direi che come prima serie di carte è veramente una porcheria. Tiriamo via questo principe, ragazzi, tiriamo via questo principe. Cerchiamo di mettere sotto una princess dietro la torre. I suoi cuccioli lavici seguono i miei cosi. Io la lascerei anche andare, ma non mi posso fidare, quindi andiamo con la zappa, evitiamo di subire troppi danni. Mi spiace aver sprecato due, però era l'unica cosa intelligente che mi è venuta in mente. Quindi io metterei un bel boia malefico lì davanti. Vediamo cosa succede. Lui spara un tronco, vigliacca la porca. Allora si rovina tutto il mio piano, si rovina il boia contro il drago, ragazzi. Vediamo che cosa fa. Non ha la meglio, mi sa. Non ha la meglio, ma invece ha la meglio, perché rientra, lascia e riesce a fare il secondo danno. Quindi adesso io come la organizzo questa qua? Capannina di nuovo. Andrei addirittura con il miner per vedere un po' di depistarlo. Lui non sa cosa fare, o gioca il principe o non so. Lasciamo entrare un attimo il suo coso. Ha giocato una lapide in realtà. Quindi con, eccolo lì il suo principe. Mettiamo quattro scheletrini qua che non ci fanno schifo.
Ecco, forse sto capendo un po' come far girare questo deck. Ok, tira! No, sul mio boia malefico! No, sul mio boia malefico! Fermati! Fermati, principe! Fermati, principe! Vigliacca! Vigliacca, mi sta facendo un sacco di male. Non gli ho ancora fatto assolutamente niente, ma è dentro la mia seconda prince adesso. Princess, volevo dire, scusate. Vediamo, potrei addirittura eliminargli questo dio. Glielo fulmino, sì. Porca, sono riuscito a non prendere il drago. Quindi, siccome sento già la puzza di sconfitta, andiamo a portargli. Oh, metti dietro il principe! Forse siamo messi un attimo bene. Forse siamo messi un attimo good. Ma forse invece no. Proviamo con questa Zabi Dribi. Vai, boia, fai qualcosa di intelligente. Ci ha tirato giù la tower. Ci ha tirato giù la tower. Seconda boia per me. 13 secondi alla fine, la prima partita è andata, ma tanto la sfida qua principe non se la sta un po' calcolando nessuno, quindi non sarete neanche voi a vedere questa purtroppo disfatta, che in realtà si stava formando un bel attacco col doppio boia e il miner, ma non è un problema, non fa niente, andiamo avanti, testa bassa e riproviamo. Ma perché non c'era la torre inferno? Perché non ho messo giù la torre inferno? Non l'ho neanche vista, non l'ho. Che cose strane che capitano. Ma basta, basta questo coso qua che si apre sempre. Va bene, la prima è andata. Era quella di rodaggio. Lo sapete anche voi che è quella di rodaggio. Nuovamente la principessa per me. Caspita, il Cerbots mi piace. Prendo il Cerbots. Facciamo così. E facciamo così, proprio carte, cioè il Cerbots e lo stregone di fuoco non le ho mai giocate, però mi sa che gli ho dato delle buone carte a lui. Ho seriamente paura che anche questa partita mi sia stata compromessa con le mie mani. Vediamo, mi ha dato il principe, mi ha dato la bombarda, ragazzi. Ho la torre bombardiera, veramente una delle carte che non uso. La Pasqua del 92, ma già lo sapete anche voi. E io metto il principone, lui apre di là con un boia malefico. Allora andiamo con stregone Princess, molto good lo stregone, ragazzi. Guardalo lì che gli ha bruciati. Riparte il principe, porca miseria, è ripartito il principe. Mette uno grider, io metto il Cerbots, ha messo lo grider per farmi il giochino dello grider. Bella giocata, grazie Frank, che tra l'altro si chiama Y dei Master Brewers, il grande birraio della Valcamonica. Avanti così che abbiamo tirato giù la prima torre, ragazzi. Metti i luridi scelti, io metto la mia torre bombarda bastarda. Attenzione alla bombarda. La bombarda riesce a fare un po' di danno, purtroppo. Sono costretto a subirne altrettanto dall'urido che ha lasciato andare. Quindi adesso, ragionando un po' sul discorso, Non sono messo male, perché io potrei fare principe tronco, ad esempio. Cioè principe ariete da battaglia. E invece gioco con un'ariete da battaglia dietro. Vediamo che cosa succede. Facciamo partire l'ariete da battaglia. Facciamolo partire. Andiamo con lo stregone di fuoco, che dovrebbe deviare i colpi del boia malefico. Lo stregone, ragazzi, colpisce il coso là, è arrivato, non so neanche come si chiama, ma evitiamo che questi qua ci toccano. Molto good! Bella giocata, Xuder! Me lo dico da solo! Avanti così, con il Cerbots, ragazzi, lo facciamo entrare. Mette l'arco X, incredibile, unbelievable! Guardalo lì invece che casino che mi sta facendo il Goblin Cerbots! Va bene, torre bombarda davanti, e ho Grider che è costretto a martellarla. Lui metterà i luridi di là, lo so io che me li mette i luridi di là. Lo so, oh mio Dio, si è bloccata la connessione. Non posso perdere per la connessione, scusate se mi do le spalle. Ti prego, riconnettiti. No, perché? Si è riconnesso. Scusate. Dai! Ma porca la miseria! Guarda cosa è successo! Ma che cosa caspita! Dai! L'avevo vinta! Ma si è ribloccato ancora! Si è ribloccato! Ma porca la miseria! Sì, vabbè, ma dai, ma non si può giocare così. Bravo! Come si dice? Ma guarda che schifo! Guarda che schifo! Adesso gli tento la caspita di super combo! Tronco da battaglia, come cacchio si chiama! Via di là!
Via di là che il tronco non mi arriva neanche! Non mi arriva neanche, porca miseria! Scusate! Vediamo di stare almeno vicino! Oddio! 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 Ok, Logrider! Non me lo stanno prendendo! Avanti con l'ariete! Avanti con l'ariete di là! Porca miseria, porca ladra! E porca lurida di quella... Lurida! Come i luridi, eh! È lurida come i luridi! Tanto lo so che voi ve la scialate a vedermi che mi si laga tutta la storia qua, perché qua non è mica giusta così la cosa. Ma intanto, mentre noi andiamo a vedere le nostre due sconfitte, ragazzi, almeno per pietà, fatelo per pietà, non è vero. Attivate, ragazzi, la campanella, è un po' che non la facevo suonare, sul mio canale YouTube, per rimanere aggiornati ogni giorno sul video che carico, e ultimamente video molto interessanti sulla cura, ve lo ricordo un'altra volta. Quindi direi di andare dentro a perdere l'ultima partita, in modo che ci siamo tolti il pensiero di fare la sfida principe. Non vinciamo assolutamente niente, ma ce ne andiamo a casa comunque contenti. Ho preso carte ambigue, come al solito, però visto che lui... Cacchio era uscito? Vabbè, siamo contro Cesar DT. Ciao, ciao, ciao. Ma diciamo proprio così, a cussi, a cussi. Allora, apriamo con gli sgherrini. Lui mette, vabbè, ce la faccio col razzone? No. Vabbè, lui mette un mortaio ambiguo, lasciamoglielo mettere. Io apro con degli arcieri. Doppi arcieri per me, mago di ghiaccio per lui. Vedo che, vabbè, i miei sgherri fanno un pochettino male al suo mortaio. Io metto dietro un principe. Il mortaio sparacchia di là. Ah, mi sa che mi locca la torre inferno. Invece è andato, c'è il principe che insieme alla mia torre inferno tirano giù il suo stregone gigante e ovviamente, cioè il suo stregone gigante, il suo coso lì, lo scheletro gigante, però purtroppo la bomba mi ha fatto un sacco di male. Lui ha giocato una truppa che non ho neanche visto sinceramente che cosa fosse, ma che è stata bruciata dalla mia torre inferno. Nel frattempo ho lanciato un razzone che ha portato la sua torre a 2040, quindi guardie per me. Lui gioca la poison, non mi impensierisce la cosa. Potrei mettere sopra anche dei minion e un cavaliere per ripartire con un attacco un po' così, forse ambiguo, forse da evitare, forse ha fatto un po' di male. Andiamo al Caballeros. Caballeros, ragazzi, che con la velocità di un bradipo lento riesce ad andare. E io gli sparacchio la torre inferno sopra il suo coso, in modo da evitare qualsiasi problema, qualsiasi cosa. Lui tanto non ha la zap, o ce l'ha, non lo so neanche. Mi dà la possibilità in realtà di cacciare l'altro razzone, no? Non sarebbe malvagio sparare un razzone magari a... Così. Via col secondo razzone. Così. Lui cosa mette? Oh, vedi, se l'avessi giocato un attimino più in ritardo avrei fatto un sacco di male anche allo scheletro giant. L'idea qua è riuscire ad arrivare nuovamente alla torre inferno. Perché... Perché? Oh là, mini pecca per lui, ragazzi. Allora noi andiamo cattivi così. Mettiamo le guardie, mettiamo i cosi, mettiamo il Caballeros. Ah, forse un po' brutta. Forse un po' brutta, però vedo che va giù. Il mini riesce a dare comunque un colpo vigliacca. 1200 la sua torre. Prova a mettere. Tanto sto un po' giocando così. Proviamo a vedere se il principe carica. Caricherà sicuramente, ma carica sul mortaio. Gli tira via il mortaio, mi dà la possibilità in realtà di mettere la mia torre inferno, che cosa che farò assolutamente. Lui mette il principe di lama, di certo gli metto le guardie in modo che la torre non venga toccata. Palla di fuoco per togliere un secondo quel coso che mi dà parecchio fastidio. Cavaliere davanti e ancora nuovamente gli sgherrini. Lui avrà il mago, non lo mette invece, eccolo lì invece il mago. Se io riesco a sparargli questo razzone che magari mi prende anche il Weezer... E gli metto le guardie sul mortaio. Ah, forse non va bene. Però c'è una guardia che prende il mortaio. Gli arcieri han tirato via il mortaio. Lui ha... C'è anche lui il principe. Ma va. Che figata. Vediamo se facciamo la combo, ragazzi. Principe Fireball. Non ce la faremo, non ce la faremo. Ma il principe va in realtà sul mini pecca. 6 a 56. Caspita, come vorrei lanciare
quel coso, ma invece non lo posso fare. Posso invece fare questa mossa che mi sembra sostanzialmente più intelligente. Mi dà la possibilità di togliere subito quel coso lì. Il suo stregone è andato sulla mia torre. Adesso gli sparo un razzo. Vuoi dire che ho fatto male seriamente? Oh shit! Forse lo fermano, mettiamo anche il cavaliere se mi gioca la poison sopra, lo sapevo! No! 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 Scusate. Però era giocata bene anche questa, dai, non era giocata male. Che schifo. Che tristezza. 130 di gold, un gigante royal e un goblin lanciere per me. Quindi assolutamente niente di interessante, purtroppo ne ha perse 3 su 3, direi che questo video non merita neanche l'apertura del sup del baule magico che ci teniamo, ma in realtà vi aprirò un paio di omaggelli così per andare un pochettino a vedere. Giuro che se non ti credi ti spacco! 101 di gold, 11 giant royal e 2 giant normali, secondo omaggello del chest opening di oggi, 95 di gold, 2 gemmine, 1 lapidina e arrivano 12 goblin inutili. Beh ragazzi, vabbè, mi dispiace di non averne vinta neanche una, spero comunque che il video vi sia piaciuto lo stesso e comunque spero che vi siano piaciuti anche i video sulla cura. Come ultima cosa vi ricordo di passare nella pagina Facebook Clash Royale Total War perché merita veramente tanto e se avete più di 4000 trofei, beh caspita, siamo qua ad aspettarvi nei Total War. Noi ci vediamo domani con il prossimo video, ciao!